Ciao a tutti amici di Tech e ben ritrovati in casa Huawei. Tra l'altro guardate che bella questa location milanese, peccato purtroppo che qui a Piazza Duomo piova e quindi il meteo non ci assista molto, ma siamo venuti qui per vedere, toccare con mano il nuovo Huawei Mate 50 Pro, un dispositivo veramente molto interessante, il nuovo flagship dell'azienda che propone chiaramente performance al top. È pensato ovviamente non solo per la fotografia, quello è un aspetto che vedremo successivamente, ma anche chiaramente per il gaming e tutte quelle che sono le funzionalità, diciamo, richieste oggi dagli utenti, non solo consumer, ma anche dagli utenti più professionali, diciamo. Partiamo dal display, un display veramente molto bello, pannello OLED 6,74 pollici con risoluzione 1212p, refresh rate 120 Hz, refresh invece del pannello touch 300 Hz, quindi insomma un pannello molto molto veloce, pensato chiaramente anche per tutti i videogiocatori, quindi insomma da questo punto di vista avremo sicuramente un tocco pressoché istantaneo nel momento in cui andiamo a utilizzare questo smartphone con i nostri videogiochi preferiti. Ma vediamo nel dettaglio questo modulo fotocamere che integra un sensore primario da 50 megapixel f1.4, un teleobiettivo da 64 megapixel e una lente ultra wide da 13 megapixel. Con questo smartphone è possibile fare foto con zoom ottico fino a 3,5x e fino a 10x in modalità dinamica, senza un'eccessiva, a detta di Huawei, perdita di qualità. Ma la vera chicca di questo smartphone è l'apertura del diaframma variabile della lente. Una novità molto molto interessante che consentirà chiaramente non solo di ottenere foto chiaramente in modalità pro, ancor più adatte diciamo alla scena che stiamo andando a riprendere, ma chiaramente vi consentirà anche di ottenere degli sfocati naturali veramente molto molto interessanti. Vediamo se riesco a farvi vedere l'apertura dinamica del sensore. Come potete vedere, eccolo lì, si chiude e si apre fino a 10 posizioni diverse e con questa chicca veramente molto interessante riuscirete a ottenere, per chi chiaramente acquisterà questo dispositivo, anche degli sfocati naturali, devo dire, molto molto belli. Ora, tra poco vi porterò con me in un tour, se il tempo lo permetterà, sul Duomo per provare il dispositivo più nello specifico e farvi vedere come funziona questa apertura focale variabile. Sul fronte del device vedete questo imponente notch, invece, perché l'azienda ha integrato un sensore da 13 megapixel con una bella apertura chiaramente per favorire selfie ultra grandangolari in grado chiaramente di catturare tutti i presenti nella scena, ma una fotocamera di profondità chiaramente per migliorare quello che è lo scatto e per alcune funzionalità di sicurezza che il software dello smartphone ha introdotto. Veniamo ora alla batteria, 4700 mAh, 66 watt la ricarica cablata, 50 watt quella wireless e nel caso doveste averne bisogno c'è una 7,5 watt di ricarica inversa. L'azienda ha voluto porre l'accento anche sulla modalità di ultra risparmio energetico, una modalità che chiaramente va a tagliare tutti i vari servizi ma che vi consente con l'1% di fare 12 minuti di chiamata o 3 ore di standby. Insomma, se siete quindi veramente agli sgoccioli avrete comunque l'occasione di riuscire a fare una piccola telefonata nel momento in cui chiaramente ne doveste avere bisogno. Il prezzo di questo smartphone 1190,90 € per la versione 8256. Insomma ragazzi, chiaramente un prezzo molto importante, tante novità soprattutto dal punto di vista della fotocamera, ma insomma vediamo come il mercato andrà chiaramente a rispondere a questo prezzo. Ma adesso vediamo insomma se riusciamo con il meteo ad andare sul Duomo a provare questo smartphone più nel dettaglio per provare le nuove funzionalità della fotocamera. Speriamo, siamo qua in attesa e vediamo insomma se riusciamo a fare questo tour. Ed eccoci qua sul tetto del Duomo per provare questa apertura variabile del diaframma. Come vedete c'è proprio una modalità che si chiama apertura. Questa modalità ci permette di scegliere chiaramente tra un'apertura virtuale, quindi qua abbiamo anche l'intervento del software, mentre invece abbiamo anche la modalità fisica che, come potete vedere, in base ai vari step consente, avete visto, di mettere un pochino più a fuoco chiaramente ciò che sta dietro al soggetto principale. Qua chiaramente non ne abbiamo perché abbiamo questa colonna, però l'esempio è calzante e come potete vedere ha piano piano messo più a fuoco anche ciò che c'è dietro, quindi una feature veramente molto interessante che dovrebbe consentire a questo smartphone di tirare fuori scatti veramente notevoli. Da Luca Sevini è tutto, io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video.